Dunque, ci ritroviamo insieme per avviare il primo collegamento di oggi. Lo anticipavamo in apertura, oggi lunedì 19 agosto, giornata molto importante per vari motivi, anche perché è la giornata mondiale dell'aiuto umanitario, un tema molto importante, un tema rilevante che abbiamo la possibilità di affrontare con un collegamento d'eccezione. In effetti è collegata con noi Alessandra Morelli, ex funzionaria per l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Per noi è davvero un privilegio avere di tanto in tanto Alessandra con noi. 30 anni di esperienza come funzionario dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, la celebre sigla UNHCR, impegnata direttamente sul campo in operazioni umanitarie, negoziazioni, coordinamenti in ogni parte del mondo, potremmo dire così, e oggi tuttora impegnata in un percorso di economia della cura rivolta in maniera particolare ai giovani. Dio solo sa quanto abbiamo bisogno di coltivare la speranza di un mondo migliore attraverso gesti concreti. Noi ringraziamo Alessandra per questo prezioso lavoro, ecco, che fa per tutti, ecco, possiamo dire benissimo così, per la collettività. Eccoti Alessandra, buongiorno, ben trovata. Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie di cuore. Grazie a te per la disponibilità. Oggi giornata mondiale dell'aiuto umanitario, dicevamo, dall'alto della tua esperienza ti chiederei subito come stanno le cose oggi sullo scacchiere internazionale e ecco, come la vedi tu personalmente? Intanto grazie per questo spazio davvero di memoria, perché è la giornata internazionale, evento internazionale che ricorre annualmente. Stato generato, voluto, istituito dall'Assemblea Generale, quindi è un giorno importante che riguarda anche le istituzioni dei vari paesi intorno al mondo ed è stato ufficializzato l'11 dicembre. Perché è nato questo giorno? È nato il 19 agosto del 2003 a Baghdad, quando un atto terroristico ha colpito Sì, abbiamo. dove rimasero uccisi 22 colleghi, responsabile per Mello, il brasiliano, il famoso attentato all'Hotel Canal, dove appunto si cercava di far rinascere la speranza nel paese martoriato durante quegli anni. Un camion bomba ha tolto qualsiasi tipo di. Ricordano le vittime umanitarie, ma soprattutto anche le vittime civili. Che sono purtroppo coinvolte nei conflitti oggi. Lo scacchiere internazionale è uno scacchiere di grande preoccupazione, le guerre cominciano e non si sa quando finiscono. E la maggior parte delle guerre oggi durano 30 anni, generando una famiglia di sradicati, di rifugiati, di sfollati interni che quest'anno supera i 120 milioni, ma le persone in bisogno di protezione, di aiuto e di sostegno e di speranza sono più di 300 milioni nel mondo. La guerra inizia e non si sa quando finisce, non siamo capaci più di generare, di costruire la pace e questo crea anche tutti i movimenti che vediamo forzati di persone alla ricerca di un luogo di pace dove ricostruire la propria vita. Quindi direi che è un momento di grandissima fragilità.
che colpisce tutti i continenti. Abbiamo il Myanmar, l'Afghanistan nella zona dell'Asia e del Pacifico, abbiamo il Medio Oriente, abbiamo lo Yemen, abbiamo la Siria, abbiamo Israele e Gaza, abbiamo l'Europa con l'Ucraina, ma l'Europa anche con le guerre ibride, con le guerre congelate, quale il Kosovo e quale la Bosnia. Quindi davvero uno scacchiere preoccupante. Alessandra, per fortuna la connessione si è stabilizzata, perché all'inizio ti abbiamo sentito leggermente a tratti, ma poi in maniera limpida, ecco, in questa tua sintesi straordinaria di quello che è lo scenario internazionale oggi, uno scenario preoccupante, perché come dicevi tu, purtroppo ci sono tante guerre in corso, le guerre durano molti anni, decenni, e producono morte, distruzione e tanti tanti disagi. Ecco, come mai questa benedetta storia non ci insegna che, ecco, la guerra non è la soluzione ai problemi tra gli stati? Esattamente, questo circolo della violenza che continua a ripetersi, non abbiamo più la capacità di leggere il passato per non ripetere gli stessi errori nel presente e evitarli nel futuro. Io direi che abbiamo perso veramente la capacità di intendere la parola come quel luogo dell'umano per eccellenza che costruisce ponti, che costruisce somiglianza e che costruisce possibilità. Davvero abbiamo ridotto la pace a un'utopia e non una costruzione quotidiana, faticosa, certosina di ricercare nel dialogo, che è l'altro luogo della risoluzione delle crisi umane, il trovare, diciamo, il compromesso e il trovare quella capacità di grande umiltà di mettere da parte un po' di noi stessi per accogliere anche il po' dell'altro e trovare insieme una contaminazione che porta a una speranza, che porta a una possibilità. Oggi non ci si parla più, si delega alle armi e si delega ai vari embarghi, alla possibilità di risolvere un conflitto, ma abbiamo visto che questo non funziona, perché come hai detto tu, le guerre durano in media 30 anni, siamo in terza generazione di persone che hanno lasciato casa e non vedono l'orizzonte del rientro nella propria casa. Quindi è veramente il coraggio di riprendere in mano la capacità mediatrice, di mediazione umanistica, che è quello veramente di comprendere la crisi dell'altro e cercare di trovare la matassa per uscirne fuori. Manca questa volontà, manca questa capacità oggi, mi sembra. Ecco perché è prezioso quello che tu stai continuando a fare anche dopo il tuo impegno nelle Nazioni Unite, nell'impegno quotidiano, ecco, diciamo così, condensato anche, o meglio, veicolato attraverso quello che hai condensato nel libro Mani che proteggono, che hai pubblicato ormai già da qualche tempo. In effetti ci dirai che ti aspetta una nuova pubblicazione tra qualche mese, quindi per fortuna, direi, perché avremo un nuovo motivo per sentirci. La riflessione che volevo fare prima di lasciarti spazio ancora è che i più disillusi tra noi ovviamente penseranno: beh, le guerre ci sono perché ovviamente alimentano un'economia bellica che fa gli interessi di grandi gruppi, di grandi lobby, ma la pace non potrebbe generare altrettanti interessi, magari anche più sani, più giusti, più equi? Io sono convinto di sì, ci sono tante sfide che dobbiamo affrontare, le emergenze climatiche che sono sotto gli occhi di tutti, le emergenze dei paesi più poveri, anche la pace può generare tanta economia, perché si sceglie la guerra a questo punto? Ma esattamente, proprio questa contraddizione, no? Questa follia della violenza, e direi anche questa guerra vista anche come il contrario di quello che è la creazione, no? Di quello che anche Dio ci ha messo, ci ha donato per poter vivere. Io vorrei davvero definire
il valore della pace con delle parole che oggi hanno un senso molto forte. Ripeto, oggi noi facciamo memoria in questo scacchiere che stiamo descrivendo di tutti gli umanitari e degli operatori che sono stati uccisi in servizio. Quindi anche chi si occupa di custodire l'umano, di proteggerlo, di salvarlo, purtroppo oggi viene ucciso perché non ci sono più regole nella guerra, che questo è un dramma che prolunga la guerra, c'è impunità. Ecco, Jean Selim Kanan è un carissimo mio amico morto appunto il 19 agosto del 2003 nell'attentato di Baghdad, e in un suo libro, La mia guerra, l'indifferenza, scriveva sulla pace. La pace si costruisce con la pazienza e la difficoltà del dialogo. La pace accarezza la vita, la incoraggia a tornare dolcemente giorno dopo giorno. La pace consola, allieva la sofferenza, apre al perdono, mentre le guerre annichiliscono, seppelliscono, sterilizzano e distruggono. Ecco, è proprio queste parole che poi abbiamo sentito e sentiamo risuonare in Papa Francesco, come la guerra non crea più il luogo della possibilità, ma distrugge quella quotidianità, aggiungo io, spazza via il luogo che è l'altra realtà dell'umano, dove l'umano si costruisce, sogna, porta avanti progetti. Ecco, la guerra annichilisce, spazza via questi luoghi e ci sospende nella sterilizzazione davvero. Quindi è la pace il luogo dove l'uomo costruisce comunità, società, possibilità, futuro. Grazie Alessandra, è sempre un piacere dialogare con te e siamo veramente grati per il fatto che tu stia continuando a portare avanti il tuo impegno anche dopo l'esperienza nell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Lo fai attraverso anche i tuoi libri, abbiamo detto, hai pubblicato Mani che proteggono, ma ci aspetta una tua nuova pubblicazione. Ecco, in conclusione, dacci qualche anteprima su questo. Volentieri, ma il secondo libro è proprio L'economia della cura, arte per restare umani. Questa umanizzazione della comunità, della società, è qualcosa che mi ronza oramai nell'anima da quando ho sperimentato veramente purtroppo con tutta la mia fisicità, la violenza e il controsenso appunto dei conflitti e delle guerre. Quindi davvero cercare quella formula per umanizzare, e trovo nella cura questa capacità, cura intesa non solo come tachipirina e buona sanità, ma cura intesa come coraggio di viverla come un oikos, come un'economia familiare, di rilanciare le parole che costruiscono in un mondo che si decostruisce. Quindi rilanciare la parola ascolto, accoglienza, quelle parole dell'umano che costruiscono possibilità e futuro. L'economia della cura come relazione, come riprendere in mano quella consapevolezza che siamo fratelli tutti. Bene, Alessandra, dunque con grande gioia attendiamo il tuo prossimo libro. Noi nel frattempo ti salutiamo e ti ringraziamo per essere stata con noi stamattina. Grazie di cuore a tutti voi, grazie per l'ascolto. Arrivederci a presto, dunque, buona giornata mondiale dell'aiuto umanitario. Io restituisco la linea alla regia, ci ritroviamo tra pochissimo.